Informare i giovani sui pericoli del web, mettendoli in guardia da truffe, adescamenti e quant'altro. Con questo obiettivo l'Associazione Nazionale Polizia di Stato, in collaborazione con la Polizia Postale di Messina, ha tenuto una conferenza presso l'auditorium dell'Istituto Tecnico Industriale Torricelli di Sant'Agata Militello, rivolta agli studenti delle terze classi dei vari indirizzi. Presenti il delegato della locale sezione dell'ASP, Angelo Pirrotta, l'ispettore Mario Crisafulli, responsabile della Polizia Postale di Messina, e l'assistente capo Giacomo Fulco. Referenti scolastici, le docenti Mariangela Gallo e Lina Ricciardello. L'80% dei reati denunciati alla Polizia Postale sul territorio provinciale sono truffe ai danni di giovani ed anziani. Ci siamo accorti che le ragazze di Sant'Agata sono a fare denuncia non solo sul discorso pedopornografia. Ultimamente in queste chat, anche quelle di Facebook o altri social network abbastanza noti, abbiamo una tipologia di truffa agganciata a questo. Si presenta una ragazza, diventa amica, si va in discussioni un po' particolari, intime, fino a quando il ragazzo ci casca, si spoglia e va oltre. Da quel momento in poi, dall'altro lato, lo blocca e gli dice: adesso se non mi paghi, se non mi mandi questo denaro su questo conto corrente, questi filmati andranno pubblicati sulla rete. E come vi dicevo prima, ciò che viene pubblicato difficilmente poi lo si può togliere. Pensiamo che sia una cosa utile, specialmente per i giovani che si collegano in questi siti e poi cadono in trappole che ben sapete e che si vedono anche in televisione, quello che succede. Su questi incontri che voi organizzate frequentemente? No, noi come Associazione Nazionale Polizia di Stato abbiamo cominciato ora come questa specifica sulla sicurezza informatica. L'anno scorso, come sapete, abbiamo organizzato quella sulla sicurezza stradale, che parlava anche di alcol e droga. Questa sulla sicurezza informatica, perché pensiamo che appunto sia una cosa importante per dare un contributo, un aiuto ai giovani che ne avessero bisogno. Avete portato qui a Sant'Agata Militello un esperto dell'argomento? Sì, è l'ispettore Crisafulli, che è il responsabile della Polizia Postale di Messina. E pensiamo di organizzare altri incontri in altri istituti e, se tutto va bene, verso aprile vorremmo fare un convegno sulla sicurezza informatica, dove dovrebbero intervenire delle persone abbastanza qualificate. E noi come Polizia Postale siamo molto accorti appunto nella protezione dei giovani. Questo è un progetto che si chiama Buona Sapersi ed è in collaborazione con Google Italia. Oggi in 100 scuole italiane c'è la Polizia Postale appunto a dare dei riferimenti, degli aiuti, degli input ai ragazzi per non farsi fregare in rete. Quali sono i rischi che si corrono? I rischi maggiori sono appunto le false identità, che stanno alla base di qualsiasi altra tipologia di reato. Tramite le false identità, perché non c'è una certa identificazione nel creare un account, ad esempio Facebook, i ragazzi sono tutti iscritti ormai su Facebook, e da lì nascono una svariata miriade di reati che purtroppo passano dal penale, perché fare un accesso abusivo, fare una sostituzione di persona, per loro è uno scherzo, in effetti sono dei reati penali che poi portano necessariamente a un processo. Ma c'è il rischio di avere in casa una spia, perché la possibilità di qualcuno entrare nel nostro computer e ci possa controllare nella vita quotidiana anche tutti i documenti che abbiamo nel computer? Sì, anche questo è possibile, perché ci sono dei programmini che vengono veicolati attraverso delle email che arrivano nel nostro account di posta elettronica, e quello permette al truffatore o comunque chi vuole utilizzare i nostri dati a essere nel nostro computer e vedere tutto quello che noi abbiamo là, se abbiamo password di carte di credito, di conti correnti, la nostra posta in generale.